Abbiamo visto finora la formula per l'allungamento lineare di un'asta solida. Lineare perché l'asta ha in pratica una sola dimensione, cioè la sua lunghezza, essendo un oggetto molto sottile. Se noi invece abbiamo una lastra sottile che ha quindi due dimensioni, la terza è trascurabile perché lo spessore è trascurabile, allora parliamo di dilatazione superficiale, cioè di superficie. Non abbiamo più un aumento di lunghezza, ma un aumento di superficie. In pratica, con la temperatura, con il riscaldamento, crescono entrambe le lunghezze dei due lati e quindi si allarga la superficie. S0 è la superficie a 0 gradi centigradi, ma abbiamo visto che se anche non è proprio a 0 gradi le cose cambiano di poco. Delta S è di quanto aumenta questa superficie, cioè la sua area, e il coefficiente lambda va moltiplicato per 2. Si dimostra infatti che crescendo entrambi i lati, alla fine è come se il coefficiente venisse raddoppiato. Per lo stesso motivo, quando noi invece abbiamo un oggetto tridimensionale, sempre solido, allora tutti e tre gli spigoli si dilatano, producendo un aumento di volume. Allora il coefficiente lambda va triplicato. In questo caso si parla di dilatazione di volume. Per i liquidi, che sono sempre contenuti dentro un recipiente, si parla lo stesso di dilatazione di volume, perché cresce il volume del liquido contenuto. La formula è la stessa degli oggetti tridimensionali e il coefficiente, anziché chiamarsi 3 lambda, si chiama semplicemente alfa, e ci sono poi le tabelle per conoscere il coefficiente di dilatazione termica di volume, stavolta non più né lineare né di superficie, ma di volume dei vari liquidi, dell'acqua, dell'olio, dell'acetone e così via. Infine, per i gas vale una formula simile, sempre di volume, con un coefficiente che è uguale per tutti i gas e vale all'incirca 1 diviso 273 Kelvin, e questo valore qua. Vale questo valore per tutti i gas, purché i gas vengano fatti espandere, quindi aumentino di volume, mantenendosi a pressione costante. Questo è spiegato sul libro Amaldi, nella dilatazione di volume di solidi e liquidi. Qui si vede l'aumento di volume di un solido e la formula è identica a quella dell'allungamento lineare, con la differenza che nell'allungamento lineare c'è la lunghezza iniziale e la lunghezza finale, mentre nella dilatazione di volume c'è il volume iniziale e il volume finale. Inoltre, al posto del coefficiente di dilatazione termica lineare, lambda, compare il triplo di lambda, alfa uguale a 3 lambda. Per esempio, nel caso del ferro, lambda è 12 milionesimi Kelvin alla meno 1, allora il coefficiente volumico è il triplo, 36 milionesimi Kelvin alla meno 1. Questa formula e questa sono praticamente identiche, soltanto che sono scritte in due modi diversi. Infatti, questa ci permette di calcolare direttamente l'aumento di volume causato da un riscaldamento delta T. Quest'altra invece ci permette di calcolare il volume finale, anziché direttamente l'aumento di volume, il volume finale causato da quel riscaldamento delta T. Per i liquidi vale la stessa legge, l'abbiamo visto anche noi, e ogni liquido ha il suo coefficiente alfa di dilatazione termica di volume, però vediamo anche da questa tabella che i liquidi si dilatano di più dei solidi. Infatti qua vediamo valori dell'ordine di 10 alla meno 3 Kelvin alla meno 1. Questo significa che i liquidi si dilatano da 10 a 100 volte di più rispetto ai solidi, che invece, ricordiamo, hanno coefficienti lineari dell'ordine di 10 alla meno 5 Kelvin alla meno 1. Qui fa l'esempio dell'olio d'oliva confrontato con il ferro. Il coefficiente di dilatazione di volume è circa 20 volte maggiore per l'olio d'oliva che è quello del ferro, che era questo valore qua. Perciò una damigiana d'olio, se riempita troppo nelle giornate calde, può traboccare perché si dilata.